vedi che c'è sempre una freccettina che ti dice alto, cioè va messo in una posizione precisa, è attaccato alla carrozzeria della macchina in una posizione, qualora decidessi di cambiarlo non puoi metterlo come vuoi tu, devi rimetterlo nella posizione precisa con questa freccia rivolta verso l'alto. Perché? Perché come tu ben sai i gas di scarico sono pieni di sporcizia, umidità, condensa, la fuligine, che arrivando dalle tubature del nostro gas di scarico potrebbero, se questo è posizionato in modo non corretto, quindi orizzontale, inclinato, al contrario addirittura, tutta questa umidità, tutta questa fuligine si va a depositare sul nostro sensore e il rischio che questo sensore si vada a tappare o rovinare è altissimo. Quindi è molto molto importante la lunghezza delle tubazioni, che non vengono mai accorciate, ma soprattutto la posizione. Abbiamo visto in camera bianca come viene realizzato questo componentino piccolissimo, hai visto che figata pazzesca, è bellissimo come viene fatto. Ma poi cosa succede una volta che questo componente è completato? Ovviamente, come hai visto, viene incastrato all'interno di questa carcassa in plastica che ha il primo foro dove viene attaccato il primo condotto del nostro FAP, giusto? E viene messo in una posizione, come puoi vedere, clac, che si incastra in questo modo. Viene messo in diagonale perché poi devono essere sigillati, prima di essere sigillati devono essere saldati i pin di contatto, e la sigillatura prevede una sigillatura assolutamente ermetica. Vedi, tutta la parte saldata dei pin di contatto elettronico, più viene fatta tutta una parte intorno di siliconatura per evitare che la pressione possa far vibrare o spostare questo schedino. È molto molto importante. Una volta che viene siliconato, sigillato in questo modo, ovviamente serve chiuderlo. E come? Con il lato B. Il lato B dove c'è l'altro raccordo. Questo sensore adesso è tutto siliconato, quindi da questa parte abbiamo una camera, ma da quest'altra parte c'è un'altra camera. Come puoi vedere nello schedino, come ti ho già fatto vedere, c'è un forellino, lo vedi che luccica? Questo sensore ha la doppia lettura, interna e esterna, e qui è il sensore differenziale. Riusciamo a leggere la pressione prima del FAP e dopo il FAP. In questo modo sappiamo la differenza. Poi i contatti elettrici informano la centralina sul delta differenziale e la centralina attua la strategia corretta per farlo funzionare in modo efficiente. Quindi da qui puoi percepire quanto è importante che questo, oltre a resistere alle temperature, sia ben ben attenuta, ermetica, perché una minima perdita di pressione sfalsa assolutamente il segnale di questo sensore, e quindi poi ovviamente la centralina non funziona in modo corretto. E quindi cosa succede? Viene messo un silicone iperresistente, viene polimerizzato poi in un forno particolare, vengono chiuse le due calotte, tac, sigillate. E ovviamente in questo macchinario procediamo ovviamente a fare che cosa? Collaudo finale. E questa qui è la macchina che serve proprio per collaudare. Vedi che ha un tubo azzurro e uno nero? Perché qua sotto lui ha i due attacchi, come puoi vedere, per queste due tubazioni, una e una due. Lui spara dentro pressione da questi due forellini, la pressione gli darà un valore, viene analizzato qua, viene collaudato sul computer che gli darà la validazione. Quindi questo sensore lo posizioniamo in questo modo, viene bloccato, già i due micro LED verificano che ci sono dentro tutti e due puntali, che è posizionato in modo corretto, avvio ciclo, ok, lui lo sta provando, nel frattempo la macchina sopra verifica tutto quanto. Una volta che passa il collaudo, che tutto è perfettamente funzionante, le due pressioni e ovviamente il lato dell'elettronico, viene messo nella macchina a laser. Ora la laser è velocissima. Non facciamo in tempo ad abbassare, sac, finito. E il pezzo preso, marchiato, come puoi vedere, con il codice, viene posizionato sulla bilancia contapezzi. Quando c'è il codice stampato al laser è perché ha passato il collaudo della macchina dietro. Figo, vero? Bene, come sempre è tutto, spero di esserti stato d'aiuto, ringraziamo ancora una volta Pace per averci fatto vedere questa straordinarietà di come viene realizzato questo semplice ma importantissimo componente che ormai anche le macchine benzina hanno, ed è uno spettacolo. Like, condividi, iscriviti al canale e tagliate amici. Ciao, alla prossima!